Dal 19 al 21 maggio 2011 si è svolto a Macerata il convegno nazionale Abitanti Digitali, promosso dall'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dal Servizio Informatico della CEI. Destinatari privilegiati dell'iniziativa sono stati i direttori diocesani degli uffici per le comunicazioni sociali, i responsabili informatici diocesani con gli staff dei webmaster, gli animatori della cultura e della comunicazione. In mano hanno il PC portatile o l'iPad e con gli occhi spaziano fra il chiostro e la chiesa dell'abbazia cistercense di Fiastra, a pochi chilometri da Macerata. In fondo è questa la sfida che attende i testimoni digitali: sapere unire i nuovi linguaggi della rete con l'annuncio senza tempo del Vangelo. Un convegno dunque per riflettere sul ruolo della Chiesa all'interno del web, soprattutto in relazione con i social network, e capire quali sono i progetti e come ci si può strutturare, così come ci ha invitato a fare ultimamente il Santo Padre, per avere un ruolo più consapevole all'interno della rete. Vivere la rete da cristiani significa offrire un filo di Arianna nei labirinti digitali, essere come delle campane capaci di far risuonare il Vangelo in modo che ciò produca contagio. Essere nel web, ma non del web. In questa seconda parte del nostro reportage vogliamo allora ripercorrere insieme, con l'aiuto della grafica e delle immagini, le tappe fondamentali di Abitanti Digitali. Sono state le impressioni dei convegnisti? Sono stati apprezzati i contributi dei vari relatori? Un altro dei soliti convegni? O un modo per guardare ancora in avanti? Lo abbiamo chiesto in queste interviste realizzate da Maria Capri e che adesso vi proponiamo. Quali sono le sue impressioni sul convegno? Direi molto positive, è sempre un incontro importante per confrontarsi innanzitutto su quanto si fa a livello nazionale nelle diverse diocesi. C'è una indubbia ricchezza di esperienze che purtroppo molte volte non vengono condivise, e invece questa è l'occasione anche informalmente per conoscersi, parlarsi, condividere, trarre spunto. E poi gli interventi dei relatori sono sempre di alta qualità e quindi ci arricchiscono notevolmente per poter avere anche una visione anche così più profonda di questo mondo digitale nel quale siamo chiamati ad abitare. Beh, è stato secondo me molto utile sia per gli operatori pastorali che chi forse non ha neanche dimestichezza con la rete.
e con tutti i nuovi sistemi di comunicazione. Beh, convegno molto interessante sia per la partecipazione di gente da tutta Italia, sia perché più che un convegno su aspetti pratici e tecnici che comunque sono stati toccati, è stato un convegno di idee che ha cercato di fare un po' il punto sulla situazione. Poi c'è questo così particolare contrasto tra l'abbazia cistercense in cui ci troviamo in questo momento e il mondo digitale di cui si parla. In particolare oggi c'è stato l'intervento del professore Voltella, ha messo in evidenza come al di là delle competenze tecniche conta molto di più l'essere persone autentiche, diciamo testimoni, diciamo persone sagge che sanno all'interno del mondo anche digitale essere appunto capaci di essere se stesse e quindi anche di comunicare Gesù Cristo. Una continuità con testimoni digitali. E qualcosa di nuovo, soprattutto più consapevolezza della nostra missione che deve essere nel digitale, ma anche tante cose che ancora si vengono un po' a ripetere. Ho l'impressione molto netta che ci sia veramente una progressione nel cammino. Mi ha fatto molto piacere constatare che molte delle riflessioni che sono state proposte sono proprio lo sviluppo di quanto era già stato seminato precedentemente. Io vengo dalla diocesi di Bologna, nonostante tante potenzialità siamo in una fase di transizione un po' lunga e abbiamo bisogno di ripensare a questa nostra presenza e di rimetterci con più efficacia, più incisività. Che dire, a me rimane una grande gioia dentro di vedere questo entusiasmo per sì, e anche questa voglia di arrivare a tutti, no? di usare tutti i mezzi per arrivare a tutti, anche per dare questa la buona notizia, no? Tutti ci siamo interrogati in qualche modo per rimettere al centro il nostro ruolo di educatori e di operatori delle comunicazioni sociali. I relatori sono stati di grande valore e penso che ci hanno dato molte sollecitazioni anche per riflettere su questo ambito dei media. Certo, noi siamo gli addetti ai lavori, quindi in un certo senso siamo interessati, quindi naturalmente non possiamo dire male di queste cose se non invece accettarle. Il problema è che a mio parere bisognerebbe che tutto il contesto ecclesiale fosse pervaso dalle comunicazioni, perché a mio parere siamo divisi in due grandi tranche nella Chiesa, compresi i sacerdoti come anche il popolo santo di Dio. C'è una parte di onnivori, di coloro i quali utilizzano molto i mezzi della comunicazione sociale, e una grande parte, forse la maggioranza, di marginali, di persone che questo strumento non lo utilizzano affatto. Mi sembra un buon livello di approfondimento, però anche comprensibile da tutti, quindi per chi già appunto è nativo digitale, ci sono anche persone comunque giovani che partecipano, e anche per chi invece è immigrato e quindi magari non ha tanta dimestichezza, però il livello è comprensibile penso da tutti, e poi fa venire voglia di intervenire in questo mondo, quindi è importante. Sì, sì, è importante che ci sia sostanza e capacità di comunicarla in tutti i modi. Con me è stato molto utile, come sempre, sia per riprendere i temi, per approfondire gli argomenti che ci sono stati dati, e poi per aiutarci ad andare avanti nel lavoro che riguarda non solo quelli che sono competenti, che sono più dentro queste cose, ma soprattutto per farle diventare una utilità per tutta quanta la comunità ecclesiale. A mio parere è stato molto positivo, dopo una continuazione dei testimoni digitali, a un livello del contenuto e anche delle presenze delle persone. Come è stato detto da più relatori, anche da Monsignor Menichelli, anche da Monsignor Giulio Dori, non dobbiamo avere paura di questo nuovo ambiente che va abitato, va conosciuto anche con professionalità e competenza, però può essere interessante, perché è un ambiente comunque in cui si possono incontrare delle persone e aprire un discorso, e ognuno, se rispetta la propria identità, il proprio modo di essere, quello che è, sicuramente può trovare nella rete nuove possibilità, nuovi contatti. Credo che sia stato anche un po' focalizzato la problematica, cioè quello di abitare
e non di occupare oppure soltanto essere presenti. Per cui ecco, io ho tratto veramente molti benefici e sono contento di questo convegno. Grazie mille. Il convegno Abitanti Digitali non è stato solo un momento di riflessione, è stato anzitutto un modo per ritrovarsi insieme, con la possibilità di condividere esperienze diversificate. Alcuni momenti hanno ulteriormente arricchito il nostro convegno. Giovedì sera i giovani della diocesi di Macerata hanno proposto uno spettacolo digitale, con l'apporto di un coro gospel, di un gruppo folk e di vari artisti che hanno allietato i partecipanti al convegno. La seconda giornata del convegno, vissuta nell'incantevole cornice dell'abbazia cistercense Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, è stato un esempio mirabile di come unire insieme l'antico e il nuovo, l'analogico e il digitale. Oltre il pranzo consumato nel parco che ci circondava, nel pomeriggio abbiamo avuto modo di visitare l'abbazia, di cui vi proponiamo qualche suggestivo scorcio nelle immagini che seguono. Il decennio pastorale che stiamo percorrendo ci spinge nella direzione di una educazione alla vita buona del Vangelo. Ci viene chiesto di educare in spirito e verità, cercando uno scambio tra le generazioni ed una interazione tra le persone, e soprattutto in uno stile di inculturazione, attenti a tutte le dimensioni della persona e al contesto territoriale in cui vive. Abitanti Digitali vuole indicare il coraggio di abitare il nostro tempo, questo cortile dei gentili, così come è stato definito. Abitare il mondo contemporaneo dove irrompe sempre l'eterno. E anche la rete è uno spazio dove non solo gli uomini si incontrano, ma anche riscoprono e approfondiscono il senso della loro vita e quindi l'inscindibile rapporto con Dio.